A distanza di una settimana, Lecco e Seregno si ritrovano a Rigamonti Ceppi per il recupero della dodicesima giornata d'andata. Un'occasione importante più per i blu celesti, attardati in classifica di 9 punti dalla capolista Seregno, che per gli azzurri di mister Sassarini, che nella migliore delle ipotesi allungherebbero a più 7 sull'immediata inseguitrice Castiglione, nella peggiore delle ipotesi invece resterebbe ugualmente saldamente al primo posto in classifica. Seregno in campo con Simone Cortinovis, Pelucchi Moreno, Magrina, Alessandro Cortinovis, Viganò, Comi, Lacchini, Marzeglia, Battaglino e Cremonesi. Dunque lo stesso 11 vincente contro la Virtus Vecom. Non cambia nemmeno mister Cotroneo sul versante opposto con Frattini di Stefano Bugno, Vignali, Redelli, Tignonsini, Di Gioia, Baldo, Capogna, Buonocunto e Cardinio. Di fatto la medesima formazione capace di vincere in bello stile a Castiglione. Dirige l'incontro il signor Acquapendente di Genova. Pallone sul versante sinistro. Ci prova Buonocunto contro Pelucchi. Va via Buonocunto, il traversone al centro. Colpo di testa di Capogna. Pallone alto però sulla traversa. Cortinovis, la sciabolata per Battaglino. Posizione regolare. Battaglino! Frattini che si oppone. Poi ancora Marzeglia. Pallone altissimo. Vicinissimo al vantaggio il Seregno. Cavalcante. L'imbucata per Battaglino che protegge palla, lo scarico per Cavalcante il destro ed è ancora Frattini a porsi, poi calcio d'angolo azzurri pericolosi ancora al 43esimo. Marzeglia difende bene il pallone, Lacchini per Cavalcante, c'è la sovrapposizione di Moreno, Cavalcante il pallone in mezzo, Marzeglia colpo di testa ancora una volta lato, secondo minuto. Buonocunto, fa tutto benissimo Buonocunto, va sul fondo, il pallone al centro, Buonocunto, Capogna, ed è il palo dell'Ecco con Capogna. E poi altissima la conclusione di Di Gioia. Lacchini, scarico per Moreno, il suo sinistro. Manca di precisione, tanta potenza, ma poca precisione per Moreno. Buonocunto, l'apertura a sinistra dove avanza Bugno. Bugno che si coordina il suo traversone al centro, Capogna, la torsione del vantaggio dell'Ecco, un gol bellissimo, quello di Riccardo Capogna che dopo la doppietta al Castiglione fa male anche a Seregno, davvero in scarso equilibrio, è andato a fare una torsione splendida, Capogna, ora è dura per il Seregno, al 27esimo del secondo tempo, attenzione però a Magrinna, il calcio di punizione, centro area, sbuca la testa di Marzeglia ed è l'1-1 subito del Seregno, che rimette a posto le cose con Adriano Marzeglia, la sua sfrenata esultanza sotto la curva nord, bravissimo nella formazione di Sassarini a correggere subito la situazione ed è 1-1 a Rigamonti Ceppi. Attenzione perché acqua pendente va da Marzeglia, cartellino giallo ed espulsione per il bomber del Seregno che rimane dunque in 10 con un quarto d'ora più recupero da giocare. Pelucchi, pallone per Comi, il controllo, Comi il suo destro, pallone alto non di molto sulla barra trasversale. Vignali perde un brutto pallone, Cavalcante, ancora Cavalcante il sinistro ed è straordinario Frattini ad alzare sopra la traversa. Si salva Lecco, ora ci prova in contropiede con Cardinio ed è bravissimo Viganò a chiudere il traversone al centro dove era appostato Romano. È il triplice fischio di acqua pendente, 1-1 fra Lecco e Seregno. Continua la marcia più che positiva degli azzurri che vanno a più 5 sul Castiglione, mantengono inalterato il vantaggio sui blu celesti che rimangono in quarta posizione a meno 9 in classifica. Seregno che domenica andrà a giocare sul campo della Castellana. Davide Sassarini, allenatore del Seregno, si è interrotta la vostra serie di 8 vittorie consecutive, però direi che questo pareggio qui a Lecco vi può assolutamente soddisfare. Sì, assolutamente siamo soddisfatti, siamo contenti della partita che abbiamo fatto, della gestione che abbiamo avuto. C'è solo il rammarico nel momento in cui abbiamo pareggiato la partita, quindi abbiamo spostato il trend positivo mentale nel secondo tempo e quindi poteva anche cambiare la partita. L'espulsione ci ha un po' frenato e quindi questo è su dove dobbiamo migliorare.